Ok, eccoci di nuovo. Ci eravamo lasciati con un piccolo dubbio nel video precedente, come cambiare l'intertext. È molto semplice. L'input field ha due oggetti, un placeholder, e in placeholder potete mettere la vostra dicitura, per esempio inserisci il testo, anziché intertext. E quindi potete manovrare anche la versione che volete. Ora, vediamo un po' se riusciamo a fare un quiz in modo tale che adesso è molto fittizio, nel senso che non è reale. Diciamo che la risposta giusta in questo caso, per esempio, è l'1, quindi vogliamo fare in modo tale che se lui clicca 1 ci compaia risposta giusta. Allora, innanzitutto dobbiamo fare un altro. Io direi facciamo. No, possiamo mettere un testo qui aggiuntivo che ci dica se ci abbiamo azzeccato oppure no. In realtà io in altri progetti ho fatto un altro pannello che compare, che in realtà è un po' più elegante. Facciamolo con un altro pannello. Quindi andiamo in Canvas, così vediamo anche i dettagli relativi al fare apparire o sparire le varie cose. Quindi prendiamo un altro pannello, quindi facciamo un UI panel, e questo pannello alternativo lo chiamiamo non panel, ma corretto. Risposta esatta, ad esempio. Risposta esatta. In questo pannello, adesso qui per evitare di confonderci, prendiamo il pannello precedente. Lo mettiamo non visibile e mentre invece risposta esatta facciamo new UI e gli mettiamo un testo e qui gli mettiamo risposta esatta. Risposta esatta. E però lo facciamo un po' grande, so, tipo 60, 60 forse è fin troppo grosso, ma noi lo alteriamo la grandezza, ok, in modo tale da vederlo. Risposta esatta. E poi magari facciamone anche un altro pannello in cui facciamo risposta sbagliata. Quindi prendiamo risposta esatta, facciamo Ctrl D, quindi vedete che c'è un altro pannello sotto e questo lo chiamiamo risposta sbagliata. Risposta sbagliata. Qui nel testo gli mettiamo risposta sbagliata. E come vedete sono qua, risposta sbagliata, questa risposta esatta e questa è risposta sbagliata. Adesso qui in realtà c'è un problema che sono, vedete che risposta esatta è questa, risposta esatta, che però evidentemente non ce l'ha fatto vedere. Ah no, risposta esatta, che sarebbe questo, e risposta sbagliata sarebbe questa. Ok, quindi a seconda di quali attiviamo o disabilitiamo. Quindi per vedere la risposta sbagliata dobbiamo attivarne uno piuttosto che l'altro. Ok, ora che abbiamo fatto i nostri due pannelli, procediamo a fare lo script. Lo script possiamo metterlo un po' ovunque, ma prendiamo l'abitudine di metterlo in un posto che ricordi insomma, da dove origina. Quindi o ci facciamo proprio un oggetto empty e gli mettiamo dentro lo script che gestisce questa cosa, oppure lo mettiamo in prossimità del canvas. Quindi se noi facciamo canvas, cominciamo a costruire uno script. E lo script che faremo sarà semplicemente un sistema per quando si premerà il tasto giusto si andrà sulla risposta esatta e quando si premerà il tasto sbagliato si andrà sul pannello fatto così. Quindi bisognerà
Quindi la bottoniera intanto la facciamo vedere, quindi sarà attivata e quindi faremo in modo tale che alla partenza dello script verrà abilitata la bottoniera e poi quando verranno premuto il tasto, in questo caso il tasto che noi faremo premere sarà il numero 1, per esempio, e premendo il numero 1 diremo risposta giusta, premendo il numero 2, 3 e 4 andremo alla risposta sbagliata. Quindi facciamo canvas. Sicuramente creiamo uno script, quindi si fa add component new script e qui facciamo un script che chiameremo quiz. Facciamo create and add. Allora, questo quiz facciamo doppio clic, andiamo a vedere come appare e entrerà praticamente dentro il nostro Visual Studio. E qui avremo il nostro start e update. Allora, la cosa che noi faremo sarà quella di fare in modo tale che questo script abbia accesso a questi pannelli. Quindi vogliamo fare in modo tale che lui conosca la bottoniera, conosca la risposta esatta, la risposta sbagliata, perché dovrà attivarla o disattivare. Quindi faremo un public game object. Bottoniera, chiamiamolo bottoniera, faremo public game object e lo chiameremo esatta, va, facciamo una cosa semplice e public game object sbagliata. Ok, allora facendo così e tornando praticamente sul nostro Unity vedremo che quando clicchiamo su Canvas e quando vediamo il nostro script, che sarebbe il quiz, che non ce l'ha messo dentro purtroppo, quindi vuol dire che faremo quiz e lo proviamo a rimettere una seconda volta, vediamo. Ok, ah no, c'era, era qua sotto, quindi scusate, sono cieco. Remove component, quindi il quiz vedete che ha esattamente tre componenti, cioè la bottoniera esatta e sbagliata. Quindi vedete che prendiamo la bottoniera, lo mettiamo qua, e la risposta esatta, il pannello, lo mettiamo qua, e la risposta sbagliata lo mettiamo qua. Okay? In modo tale da creare il collegamento del nostro scriptino con questi tre oggetti. Quindi lui adesso praticamente sarà in grado di lavorare con questi oggetti. Quindi facendo doppio clic o anche se ce l'abbiamo già attivo qua, torniamo qua e ci accertiamo di fare bottoniera.setActive true, quindi vogliamo fare in modo tale che alla partenza siamo sicuri di avere la bottoniera accesa, ma analogamente con Ctrl V vogliamo avere il pannello esatta, vogliamo spento, quindi false, true vuol dire che è attivo e false vuol dire che è disattivo, quindi disattiviamo sia esatta che sbagliata. E poi facciamo semplicemente un metodo che faremo. Proviamo a farlo, non so se bisogna mettere, comunque facciamo public void e facciamo un metodo che lo lanceremo quando si premerà il pulsante giusto, quindi facciamo esatto e questo metodo praticamente farà semplicemente sparire la bottoniera set active false e farà apparire l'esatta, ok? Quindi faremo esatta.setActive a true e analogamente faremo un altro metodo che chiameremo public void sbagliato in cui metteremo non esatta, cioè il pannello esatto, ma faremo sbagliata, così.
Allora, questi metodi sono, allora, public, void, esatto. Allora, public perché vogliamo accederci dal bottone, quindi tutto ciò che deve essere acceduto da fuori deve essere public. Void perché in realtà non torna niente di particolare e la cosa importante è il nome, aperta parentesi, chiusa parentesi perché non gli passiamo niente. E quindi qui avremo un metodo che si chiama esatto e un metodo che si chiama sbagliato. Anzi, facciamo esatta e sbagliata, giusto per mantenere un briciolo di consistenza. Torniamo quindi sul nostro progetto e andiamo a prendere il pulsante che è questo, bottone 1, e supponiamo che il bottone 1 sia quello giusto. Allora, gli diciamo che quando il bottone è premuto, gli aggiungiamo un click, qua vedete, facciamo un click e gli diciamo che su quale oggetto deve lavorare e l'oggetto è lo stesso, cioè lavoriamo sempre con il canvas che è l'oggetto che contiene lo script, quindi o lo clicchiamo qua e cerchiamo canvas, però non lo trova. Perché probabilmente bisognerà dire scene, vedete con scene ci sono tutti gli oggetti della scena corrente, quindi come si chiamava canvas, e vedete che c'è canvas. Oppure se vi viene faticoso cercandolo in questo modo, prendete il canvas, lo mettete qua sotto, okay? E a questo punto potete, e questo secondo me è il metodo un po' più semplice, ed è il motivo anche per cui ho spostato queste finestre qua vicino in modo tale da poterle trascinare facilmente. E poi nel momento in cui abbiamo spostato l'oggetto, cliccando qua si vedono quali sono, vedete qui che c'è un quiz che è proprio lo script che ho fatto io, che si è aggiunto a tutti gli script suoi e tra i metodi che sono disponibili dovrebbe esserci anche il metodo che ci interessa, che non vedo un attimo. Ok, allora quello che è successo è che in realtà non è riuscito a compilare lo script e lui me l'avrebbe detto con questo pezzo rosso qua, e quindi mi sta dicendo che c'è già un qualche cosa che si chiama esatta, quindi il metodo che abbiamo fatto esatto o sbagliato dobbiamo chiamargli nome. Quindi torniamo infatti c'era il game object che si chiamava esatta. E quindi noi facciamo anche chiamarlo allora questo qui sarebbe il pannello della bottoniera e questo qui è il pulsante, quindi facciamo anche chiamare questo qui button click esatta e click sbagliata. Ok, così evitiamo di avere il problema di prima. Torniamo qua e dovrebbe in teoria accertarsi che non compaiono cose rosse, quindi prendete l'abitudine, cosa che io da buon dislessico mi dimentico sempre, di verificare bene questa cosa qua. Quindi dei gialli perché ci sono dei warning che non sono pericolosi e rosso che non deve esserci. Allora, una volta fatto quello, dovremmo a questo punto, speranzosamente, nel quiz, vabbè, non c'è perché nel frattempo ho fatto un po' pasticcio, nel senso che gli ho tolto il public pensando fosse quello, ma noi nel quiz del canvas, quindi torniamo qua, torniamo a metterci il public che in realtà evidentemente ci va come vi avevo detto all'inizio. Public. Torniamo qua, andiamo a vedere se a questo punto nel bottone 1 abbiamo finalmente la funzione quiz con il nostro click esatta. Ok, vedete che c'è, quindi facciamo click esatta e quindi questo vuol dire che noi quando clicchiamo il pulsante 1 andiamo nella risposta esatta. Analogamente andiamo nel 2, nel 3 e nel 4. Proviamo a vedere se fare tutto insieme. E quindi diciamo che quando si clicca su questi oggetti, gli mettiamo il canvas come prima, andiamo nella funzione quiz e gli facciamo clic sbagliata. Allora dovrebbe essere a posto, nel senso che se noi andiamo al pulsante 2, vedete che c'è clic sbagliata, nel pulsante 3 c'è clic sbagliata, nel pulsante 4 c'è clic sbagliata.
A questo punto direi che è tutto, cioè funziona nel senso che se gli rispondiamo giusto, lui dovrebbe risponderci in un modo o nell'altro. Quindi salviamo sicuramente questa scena, facciamo il play e avendo fatto il play, dovremmo vedere qua, no? 1, 2, 3, 4. Quindi se noi facciamo sul 2, vedete che la risposta è sbagliata, ci compare proprio questo. E in questo momento non possiamo fare nient'altro che spegnere e riprovare. Quindi se facciamo play e a questo punto clicchiamo sul 1, abbiamo risposta esatta. Quindi questo è un modo abbastanza semplice, suppongo, per dirgli, quindi intanto gli diamo notizia di quali sono i pannelli da aprire o spegnere. E poi gli diciamo quando c'è la risposta esatta o la risposta sbagliata di fare questo mestiere. Ora, quello che potreste volere è di fare attendere un pochino il giochino per rifare la domanda oppure per farne un'altra. Quindi potreste in realtà fare un timer che permetterà di passare a un'altra domanda, no? Quindi un altro quizzetto. Lo vediamo nel prossimo video.